Ich cum petrocitaram illam velos colera pangit. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato da Vita e Pensiero, dal titolo Grandi Maestri di fronte a Dante, a cura di Simona Brambilla, Massimo Marassi, Paola Müller e Nicolangelo D'Acunto, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego, Nico, a te. Intanto molte grazie a Italia Medievale e all'amico Calì per questo invito che, come al solito, mi onora. Siamo sodali da molto tempo nel valorizzare le cose medievistiche e io non manco nessuna occasione per ringraziarlo del grande lavoro che fa di intermediazione tra il mondo della ricerca e il mondo della informazione online e non solo. Allora, il volume di cui parliamo oggi è questo su Grandi Maestri di fronte a Dante, che è il risultato di un seminario permanente nato nel bel mezzo della pandemia, quando ovviamente non si poteva partecipare di persona alle iniziative scientifiche e occorreva però comunque tenere viva la fiammella, possiamo dire, degli studi. E anche perché si stava celebrando, era il 2021, il centenario dantesco. Allora, all'interno del mio consiglio di dipartimento abbiamo fatto qualche riflessione sull'opportunità di lanciare un'iniziativa trasversale ai diversi settori di ricerca. Il mio dipartimento comprende gli storici, come me, ovviamente. Il Dipartimento di Studi Medievali, Umanistici e Rinascimentali. Comprende i filologi, ha una componente molto forte di filologi e anche gli storici del libro. Quindi le tre anime, possiamo dire, di questo dipartimento si sono impegnate a trovare una chiave che potesse essere originale e che potesse tenere insieme tutte queste prospettive, nell'ambito appunto delle celebrazioni dantesche. Subito è sorta l'esigenza di completare questi punti di vista con un'ulteriore prospettiva, che è quella dei filosofi. Allora abbiamo contattato gli amici del Dipartimento di Filosofia, per avviare appunto un'ulteriore riflessione e in poco tempo abbiamo pianificato queste riunioni online, queste sedute di Teams o di Meeting o di Meet. Adesso non ricordo, in cui l'idea era quella di vedere come Dante avesse funzionato da sorta di cartina tornasole, di liquido di contrasto nelle diverse discipline, appunto storiche, filologiche, filosofiche, e privilegiando una cronologia un po' stretta, relativamente stretta, che è quella della fine dell'Ottocento e l'inizio e il Novecento. I grandi maestri che abbiamo scelto di tutte queste discipline, ovviamente bisogna aggiungere anche la filosofia, sono quelli che hanno fondato gli studi filologici, storici, filosofici in Italia e non solo. E Dante, questa è la prima scoperta di questo libro, scoperta peraltro variamente annunciata e nemmeno del tutto originale, Dante ha costituito il terreno privilegiato per lo sviluppo di queste discipline, dei loro metodi, della applicazione a un ambito fino ad allora escluso di metodologie, quello della letteratura italiana, delle metodologie filologiche messe a punto per l'edizione, per esempio, dei testi classici. Quindi basti pensare alla sperimentazione fatta da Michele Barbi, uno dei grandi dantisti del Novecento, forse il più grande, insomma, sono classifiche che lasciano il tempo che trovano,
proprio nel usare la metodologia lacmaniana nell'edizione della Vita Nuova. Basti pensare all'enorme sforzo filologico che è stato necessario per approntare l'edizione critica della Commedia, che non per caso è venuta molto tardi, proprio per effetto di una tradizione manoscritta enorme che imponeva cautele nuove e però ci hanno consentito di usare un testo di Dante molto più affidabile di quelli che con il Petrocchi, con l'edizione Petrocchi, molto più affidabile di quelli che avevano circolato fino a quel momento. Ora io, si vede, sto facendo il mestiere di qualcun altro perché io faccio lo storico e sto parlando di cose che conosco perché anche uno storico deve conoscerle. Ma il volume si presenta come un grande spaccato della storia della cultura italiana dell'Ottonovecento e dello strutturarsi delle discipline, possiamo chiamare nel senso più esteso, umanistiche, proprio usando la palestra dei testi danteschi, la commedia, ma non solo. Questo ha consentito, dicevo, la maturazione di metodologie innovative, spesso provenienti da altri paesi, in particolare dalla Germania, ma ha consentito altresì di produrre e riprodurre novità metodologiche che venivano dal seno stesso della cultura italiana, perché affondavano in problemi che non erano solo culturali nel mondo della ricerca in Italia. Problemi che tra 8 e 900 incrociavano variamente i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, per esempio, che trovavano nel testo dantesco, nell'interpretazione di Dante, possiamo anche come uomo, come figura, dei momenti di conflitto, dei momenti di scontro, dal momento che si confrontavano diverse idee di Dante che corrispondevano e riflettevano diverse posizioni ideologiche all'interno di una nazione, quella neonata nazione italiana, nata Italia Unita, la nuova Italia che era percorsa da tensioni che mescolavano continuamente religione e politica. E allora i meccanismi di appropriazione di Dante da parte delle diverse componenti di questo durissimo dibattito politico-ideologico sono di per sé delle pagine di storia, di pagine di storia dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, nelle quali si riflette proprio questo tentativo di usare Dante come padre nobile di un certo modo di intendere la storia d'Italia. E allora abbiamo, per esempio, il contrasto tra una lettura, possiamo dire, confessionale, cattolica, quella di Papini, di Dante inteso come un autore che soltanto i cristiani, anzi meglio ancora i cattolici, possono intendere compiutamente, perché sono dentro, possiamo dire, le sue idee e possono rivivere esistenzialmente i contenuti delle sue opere. E invece, dall'altra parte, per esempio, una lettura completamente opposta, sebbene sempre nata all'interno dell'ambito cattolico, ma un cattolicesimo critico, per esempio di Ernesto Buonaiuti, il quale proponeva un Dante profeta, un Dante fautore di una idea della nazione italiana completamente estranea all'orizzonte ideologico che abbiamo invece visto essere proprio dei suoi avversari. Un Buonaiuti che incomincia un processo di interpretazione della figura di Dante di stampo chiaramente modernistico. Il modernismo è la grande ferita, ma è anche la grande occasione colta dalla cultura cattolica e non solo in Italia per applicare appunto
metodologie filologiche in grado di affrancare la lettura dei testi dalle ipoteche confessionali per far diventare queste pagine di letteratura, di storia, delle pagine disponibili per tutta la nazione italiana, ma più in generale, a prescindere proprio da ogni approccio confessionale, no? Questa applicazione del metodo critico, che è propria del modernismo, e quando si tratta di giudicare Dante, porta a una impostazione che determina una vera e propria linea interpretativa, la nascita di una vera e propria linea interpretativa, che possiamo percorrere, toccando alcuni degli interventi che, segnano questo volume, contrassegnano questo volume. In che cosa consiste questa linea di interpretazione inaugurata da Buonaiuti? Consiste nell'individuare in Dante un profeta capace di mettere in evidenza le contraddizioni del rapporto tra la Chiesa e la storia d'Italia, tra la Chiesa e il popolo, tra la Chiesa e il Vangelo. Dante è profeta perché mette in evidenza i limiti della Chiesa come istituzione. Questo è il nocciolo della impostazione di Buonaiuti. E questa idea della contrapposizione tra la Chiesa come istituzione e invece il Vangelo come messaggio che le istituzioni non riescono poi a trasformare in forza storica, tradendolo quasi forzatamente, quest'idea modernistica, appunto buonaiutiana, si travasa in un grande maestro della medievistica italiana che è Raffaello Morghen. Allora, nel nostro volume di Buonaiuti parla Onorato Grassi, che illustra proprio questo percorso. Ma da lui possiamo correre, e siamo nella sezione filologica, da lui possiamo però correre verso il contributo di Paola Müller, un'altra storica della filosofia medievale, che parla di Raffaello Morghen, il quale intitola un suo fortunato volume, un volumetto molto agile, non per caso Dante profeta. Ancora una volta, Dante profeta di questa irriducibilità del messaggio evangelico alla istituzione ecclesiastica, no? E questo produce degli effetti notevolissimi nella cultura accademica italiana, perché l'allievo prediletto di Buonaiuti, Raffaello Morghen, diventa presidente dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. E è l'animatore, il protagonista negli anni 50 della cosiddetta storia romana, della cosiddetta scuola romana dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Scuola romana alla quale possiamo ascrivere due medievisti di cui si parla in questo volume, ma molti altri. La scuola romana è quella che forma tutti i grandi storici del Medioevo della seconda metà del Novecento. Cinzio Violante, Giovanni Tabacco, Ovidio Capitani, è una specie di Arsenio Frugoni, come vedremo, Raul Manselli, tutti passano dalla scuola romana. Tutti passano dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e in qualche modo pagano pegno al confronto con Raffaello Morghen, che imposta gli studi di storia medievale attorno a un nucleo tematico fondamentale, che è quello del Medioevo cristiano. Secondo Morghen, in questo fedelissimo allievo di Buonaiuti, il cristianesimo non è mero dato estrinseco per capire la storia italiana, ma l'intera storia medievale non si capisce se non si capisce l'interazione tra cristianesimo e società, tra cristianesimo e istituzioni. Quindi il Medioevo cristiano, questo volume fortunato di Raffaello Morghen, è un po', diciamo, l'emblema, la sintesi di questo travaso dell'impostazione modernistica che poi diventa però cultura accademica in Italia. E il Dante letto da Morghen
in chiave profetica sulla base della interpretazione di Buonaiuti, trasloca, transita nelle pagine dantesche di un altro grande medievista che è Arsenio Frugoni. Arsenio Frugoni, padre di Chiara Frugoni, amica cara e scomparsa da qualche mese, ahimè, ai noi direi, il quale si occupa di Dante negli ultimi anni. Frugoni muore molto giovane, muore nel 1970 ed era lasciando prematuramente la comunità scientifica priva del suo stimolo, no? Pensate ai suoi stimoli, pensate a quanti dibattiti ha suscitato e suscita tuttora un libro come quello su Arnaldo da Brescia, no? Questo modo nuovo di avvicinarsi alle fonti, questa spregiudicatezza nel considerare il superamento della prospettiva filologico-combinatoria di stampo positivistico. Quanto tutto questo consenta però appunto a Frugoni di preparare una interpretazione di Dante per tutta la vita e poi darla nei suoi ultimi anni. Tanto che noi troviamo, questo mi sono occupato appunto in questo volume, noi troviamo nella sua bibliografia studi danteschi, esplicitamente danteschi, soltanto negli ultimi anni. A partire dal 1965 e Frugoni muore nel 1970, quindi molte cose escono postume addirittura. E Frugoni, quindi questa linea che cerco così di illustrarvi velocemente per farvi un esempio di uno dei mille sentieri che possiamo percorrere. Questo, diciamo, mi viene più facile proprio per competenza disciplinare immediata, no? E perché preferisco appunto fare il mestiere, come si dice a Milano, no? Che è la cosa migliore per fare bene le cose e di fare quelle che conosci bene, senza improvvisarsi. Ebbene, Frugoni, quando studia Dante, ci fa vedere, appunto, era nato nel 14 e muore nel 70, quindi aveva 56 anni. Non tanti assolutamente, nemmeno nel 1970. Era, per capirci, il mio perfetto coetaneo attualmente. Ecco, spero di avere sorte migliore della sua, ma appunto, giusto per renderci conto, no, delle generazioni che si susseguono. Ebbene, Frugoni scrive negli ultimi 5 anni perché sollecitato a intervenire per il centenario dantesco dei contributi in cui Dante diventa l'inveramento di tutte le sue ricerche precedenti sul cardinalato nel 300, sulla Roma del 300, su Bonifacio VIII, su Celestino V. Questo dal punto di vista, sulle epistole di Dante, questo dal punto di vista strettamente tematico. Più in generale, sul piano metodologico, Dante diventa la palestra per esercizi esegetici in cui Frugoni mostra da una parte di essere un dantista, lui dice, non professionista, poi invece ad un certo punto decide no. Io adesso sto facendo qualcosa, sto usando Dante come se fosse una qualsiasi fonte medievale. E allora entra la metodologia frugoniana proprio dell'Arnaldo da Brescia, no? Ebbene, Frugoni declina all'interno di questi studi lo stesso paradigma, modificandolo e adattandolo alle sue esigenze interpretative, messo a punto da Buonaiuti e da Morgan. Frugoni è, secondo me, un fedelissimo allievo di Raffaello Morgan in questo. Perché? Perché il suo Dante è il Dante che si confronta con la Roma del suo tempo. Tutti questi studi di Frugoni sono stati ripubblicati di recente
a cura appunto sempre di Chiara, che aveva fatto negli ultimi anni questo lavoro notevolissimo di valorizzazione delle opere di suo padre, no? L'ultimo volume era la riedizione presso il Mulino dell'Arnaldo da Brescia, ma molto interessante era anche Lo storico e il poeta, uscito nel 2021, proprio mentre noi stavamo facendo il seminario. Me lo mandò Chiara proprio mentre io stavo preparando questa cosa, questa conferenza online, e erano pubblicati in questo volume di Marietti quattro saggi su Dante, la Divina Commedia, con una sua introduzione. Io le avevo chiesto di partecipare lei al seminario, di parlare lei di queste cose, ma Chiara mi disse no, potrei soltanto ripetere quello che dice mio padre, quindi non voglio farlo, fallo tu. E io ne fui ben contento. E ricordo che si collegò anche, parlammo di questa, era molto commossa, devo dire, di questa conferenza in cui avevo ripercorso le pagine dantesche di Frugoni. Insomma, qual è l'idea? L'idea è che Dante, dal punto di vista contenutistico, è un testimone d'eccezione delle tensioni che percorrono la politica e la religione nell'Italia tra 2 e 300, e soprattutto testimonia la difficoltà per la Chiesa di incarnare il messaggio evangelico. La differenza, colta sottilmente da Cinzio Violante in pagine critiche che erano state pubblicate a seguito di una celebrazione di Frugoni fatta alla Scuola Normale di Pisa, in cui appunto Frugoni era stato professore, siamo nei primi anni 70, la distanza però tra Morgan e Frugoni consiste in questo, che Morgan considera che almeno fuori dal quadro istituzionale le istanze evangeliche possano trovare una compiuta espressione. Cioè, in buona sostanza, gli eretici Francesco d'Assisi, Dante, per Buonaiuti come per Morgan, potevano incarnare il Vangelo, possiamo dire quasi fuori e contro la struttura ecclesiastica, ma comunque avevano la possibilità di incarnare il Vangelo. Al contrario, Violante dice che secondo Frugoni nemmeno in quegli ambiti potevamo trovare una compiuta possibilità di incarnazione del messaggio evangelico nel Medioevo, in quello che Morgan chiamava il Medioevo cristiano. Diciamo una posizione più pessimistica del cattolico Frugoni, più pessimistica ancora di quella di Morgan o di Buonaiuti, che portava questi saggi in particolare nel saggio su Manfredi, sul canto terzo del Purgatorio, a leggere Dante come se fosse una fonte. Stando attenti, e qui invece interviene il metodo, l'istanza metodologica e non contentistica, anche contentistica ovviamente, ma eminentemente metodologica, di interpretare Dante partendo dal suo testo e non di sovrapporre meccanicamente delle fonti esterne pensando che possano spiegarlo in tutto e per tutto. Dietro questa posizione, che apparentemente è di cautela minima, stava invece la critica mossa da Frugoni al positivismo, che percorreva molta parte della dantistica italiana e non solo. Positivismo che, per quanto riguarda Manfredi, affiancava la lettura della commedia al testo del manifesto di Manfredi ai Romani. E allora Frugoni dice: stiamo attenti,
queste letture in parallelo di fronti diverse tra loro, provenienti da ambienti diversi, che non trovano una corrispondenza effettiva sul piano filologico, ma soltanto sul piano così latamente esteso dei contenuti, devono indurci a cautele metodologiche non dissimili da quelle usate quando studiamo Arnaldo. E cioè, Dante dice, Frugoni dice che Dante lo dobbiamo capire per quello che c'è scritto nella Commedia, e poi pensare che comunque il rapporto con le idee professate da Manfredi nel manifesto ideologico ai Romani erano idee che circolavano anche a prescindere dalla effettiva diffusione del manifesto stesso. Per cui, dice Frugoni, noi teniamo presenti queste fonti, ma non esageriamo nel ritenere che la commedia sia la costruzione che risulta dall'affiancamento meccanico di tutte queste fonti. Questo per dirvi di un esito che la linea interpretativa data dagli storici, nel senso più esteso del termine, può trovare appunto in Dante una cartina di tornasole. E poi c'è un altro medievista, sempre della scuola romana, Ovidio Capitani, di cui parla Berardo Pio, che analizza appunto gli studi danteschi. Lui non si considerava un dantista. Non sono un dantista, per carità, affermava nel saggio sulle brevi considerazioni sul significato della presenza di Agostino in Dante, no? Non sono un dantista. E però continua a parlare di Dante dialogando con Frugoni stesso, con Bruno Nardi, il padre degli studi del Dante politico, del Dante filosofico, con Gennaro Sasso, con Gustavo Vinai, tutti personaggi che rappresentano per la cultura italiana e non solo dei capisaldi. Di Gennaro Sasso, per esempio, parla in pagine davvero belle Massimo Cacciari, questo volume, nelle sue note sul Dante di Gennaro Sasso. Ma troviamo appunto queste pagine dantesche di Capitani, che sono un tributo proprio significativo di quanto, per chi fosse in qualche modo legato a Morgan, questa fosse quasi una tappa obbligata, il confronto con Dante. E il volume però va ben al di là della prospettiva che io ho evocato, collegando, facendo questa genealogia, no? Che parte da Buonaiuti e arriva a Capitani. E noi troviamo pagine sul Dante di Umberto Eco, sul Dante di Cesare Vasoli, quindi da una parte il Dante percepito da uno che poi diventa uno scrittore, ma che parte da prospettive filosofiche, e invece da uno storico della filosofia medievale umanistica come Vasoli. Nel volume troviamo poi naturalmente molti studi che riguardano l'incontro con Dante dei grandi della filologia italiana, Villanovic, Contini, Lageno, Folena, De Robertis, Baldelli, Raimondi. Veramente tutto questo ci consente di ripercorrere, di visitare diciamo, mettendoci degli occhiali molto particolari, ambiti molto diversi tra loro, ma sempre in collegamento fecondo della cultura italiana, e non soltanto della cultura italiana, perché troviamo anche pagine relative a Borges, per esempio, dal Dante di Borges, o Benjamin, o Eliot, o Guardini. Davvero, quindi, un libro questo che ci consente di vedere come Dante sia un banco di prova su cui misurare una sorta di temperatura, di febbre della cultura occidentale, no?
un banco di prova che riserva molte sorprese e che fa vedere come proprio attorno a Dante si concentri il meglio di questa cultura accademica e non solo. Dante che ci consente appunto di aprire degli squarci molto molto significativi anche sulla capacità di interazione di queste tradizioni di studi, perché non è affatto scontato e si registrano comunque delle difficoltà. Un altro tema che andrebbe approfondito leggendo possivamente questi contributi è la tempistica con la quale avvengono le interazioni tra questi diversi settori. La dantistica ancora oggi, secondo me, patisce questa estrema dispersione delle competenze che sono necessarie per affrontare i testi di Dante e anche, diciamo, acquisizioni che sembrerebbero di immediata evidenza, invece esigono un processo lunghissimo di assorbimento e di osmosi tra queste tradizioni di studi. Quindi il Dante degli scrittori, dei filosofi, il Dante degli studiosi di filologia, degli studiosi di storia, il tutto si mescola appunto in un'analisi anche dei contesti culturali, tanto che appunto questo volume, secondo me, è un'ottima palestra anche per i lettori che abbiano bisogno di capire i funzionamenti interni della dantistica, ma anche le tensioni che percorrono la cultura italiana ed europea tra 8 e 900. Quindi si capisce un po' meglio Dante e si capisce un po' meglio il mondo di coloro che lo interpretano, lo leggono e in Dante si rispecchiano. Questo è quindi il mio consiglio di lettura. Ci sono lunghe giornate da trascorrere durante queste vacanze natalizie davanti a un libro, e questo libro, scritto anche con un linguaggio accessibile ai non specialisti, credo possa costituire una trade union importante tra diversi pubblici della nostra medievistica e non soltanto della nostra medievistica. Molte grazie. E Nico, tu a questo punto mi lasci il compito di ricordare il titolo per chi volesse correre in libreria ad acquistarlo, è Grandi Maestri di fronte a Dante, a cura di Simona Brambilla, Nicolangelo D'Acunto, Massimo Marassi e Paola Müller. Pubblicato da Vita e Pensiero, 400, 4.890 pagine, leggo bene? No, troppe. Sono Allora, 400, 90, sì. 448 pagine. Sì, c'è un errore nella scheda, Sì, mi sembrano probabilmente. troppe 4.000. Sì, Infatti, sarebbe no. chiamata Enciclopedia Dantesca bis. Anche Senti, io ti il ringrazio. prezzo è buono, soltanto €38. Sì, Non si può. non è una cosa impossibile, ecco, Un bel diciamo. regalo da fare agli amici intelligenti, ecco, che fa sembrare intelligente anche chi lo fa. Bravo, questo mi sembra un consiglio per gli acquisti molto, molto interessante. Io ti ringrazio davvero tanto e ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e nei nostri eventi che sono per fortuna tornati ad essere in presenza. Ci rivedremo infatti a gennaio al Museo Archeologico e in altre sedi. Grazie ancora a Nicolangelo D'Acunto. E buone feste a tutti. Arrivederci e grazie a te e a Italia Medievale. Ich cumplet procitaram illa melo scolera pange, portamque ministri pateras universis populis plena.